Esercizio numero 3, un bottiglione di vetro da 2 litri è riempito d'olio d'oliva fino all'orlo, alla temperatura di 10 gradi centigradi, poi la temperatura sale fino a 30 gradi centigradi. Quanti centimetri cubi d'olio, sarebbero millilitri, traboccano dalla bottiglia? Siccome la temperatura si alza di 20 gradi centigradi, da più 10 a più 30 gradi centigradi, allora l'olio si dilata, si espande e quindi un po' d'olio esce dalla bottiglia. Conosciamo la formula della dilatazione termica di volume di un liquido e quindi ci calcoliamo l'aumento di volume di questo olio, che inizialmente ha il volume di 2 litri, e conosciamo il coefficiente di dilatazione termica di volume dell'olio, che è questo valore qua. Sappiamo inoltre che la temperatura è salita di 20 Kelvin o anche 20 gradi centigradi, sarebbe la stessa cosa, tanto gli intervalli di temperatura in Kelvin o in gradi centigradi hanno lo stesso valore, e quindi troviamo che il volume dell'olio è cresciuto di quasi 29 millilitri, cioè 29 centimetri cubi. Un paio di osservazioni prima di andare avanti. La prima è che questo volume, in teoria, a rigore dovrebbe essere il volume a 0 gradi centigradi e non a 10 gradi. Comunque la formula la possiamo applicare lo stesso, in quanto l'errore che commettiamo è comunque trascurabile. Magari qui possiamo scrivere, invece che V0, VI, V iniziale. L'altra osservazione è il significato intuitivo di questo valore alfa dell'olio. Vuol dire che per ogni grado di riscaldamento il volume dell'olio aumenta di una frazione pari a 0,72 millesimi rispetto al volume iniziale. Intuitivamente significa che aumenta di meno di una parte su 1000. Immaginando per un attimo che il volume iniziale sia di un litro, per semplicità, allora per ogni grado centigrado o Kelvin di riscaldamento il volume dell'olio aumenta di 0,72 millilitri. Quindi osserviamo adesso il risultato finale, sembra che il problema sia finito qua. E invece dobbiamo anche considerare l'aumento di volume del vetro, perché anche il contenitore si dilata. Quindi ci aspettiamo che i millilitri o i centimetri cubi d'olio che escono dalla bottiglia siano un po' meno di 29 millilitri, proprio perché anche la bottiglia un pochino si dilata. Si dilata di meno dell'olio, perché sappiamo, l'abbiamo visto in un video precedente, che i liquidi si dilatano di più dei solidi, quindi il vetro si dilata meno dell'olio. Immaginando che questa bottiglia abbia una forma tridimensionale e in teoria sia anche piena di vetro, anziché essere completamente cava, allora possiamo usare la formula della dilatazione di volume del vetro, che è questa formula qua, in cui dobbiamo triplicare il coefficiente di dilatazione termica lineare del vetro, che vale 9 milionesimi Kelvin alla meno 1. Vediamo quindi che questo valore, come sappiamo, è molto più piccolo di alfa dell'olio, proprio perché il vetro si dilata meno dell'olio, essendo un solido si dilata meno di un liquido. Questo valore ricordiamo che va triplicato, delta T sono sempre 20 Kelvin, sarebbe il riscaldamento del vetro, il volume iniziale del vetro è come quello dell'olio è 2 litri e questo calcolo fa circa 1,1 millilitri, quindi la capacità di questa bottiglia è leggermente cresciuta anche lei di circa un millilitro. Come ci aspettavamo, l'aumento di volume del vetro è piuttosto piccolo rispetto all'aumento di volume dell'olio, 1 millilitro contro 29. La quantità d'olio che trabocca la troviamo per differenza, 28,8 millilitri meno 1,08, che poi approssimiamo con 1,1. Il risultato è quindi 27,7 millilitri, circa 28 millilitri o centimetri cubi.